Hi guys, quest'anno siamo in Trentino, bella giornata di sole. Questo è il primo giro del raduno, giro di venerdì. Domani non si sa se sarà così il tempo, speriamo, perché hanno messo brutto e ai limiti si monterà i remi sui serbatoio. Oh vai, si è fatto tutti benzina. Almeno così siamo tutti tranquilli. Oggi è una bella giornata per davvero. Quindi ce la dobbiamo godere in tutti i modi. Che domani, come vi dicevo prima, sarà un po' un'incognita. Speriamo in bene. Comunque qualcuno vi le carte le ha portate. Almeno li ripiglia tutti. Insomma, siamo un po' stanchini dal viaggio, perché all'andata si è preso pioggia, si è preso anche un tratto di nebbia, però i paesaggi lì sono bellissimi, quindi dobbiamo subito darci da fare. E insomma ragazzi, tante cose in mente e poi si sono sempre lì, manca sempre il tempo per farle. Comunque anche quest'anno sono salito su con il mitico Villa, Small Villa. Che ha accolto subito l'invito di questo raduno a Cavalese. Tra l'altro in questi posti qua ci passavo quando ero un po' più giovane, quando andavo a sciare, quando andavo a fare le belle settimane bianche, bei tempi, bei tempi. Intanto abbiamo il primo ciclista della giornata, abbiamo anche una coraggiosa zavorrina, sella alla Daytona. Stasera ci hanno anche già anticipato quelli dell'albergo che in una piazzetta vicina c'è la festa della birra, quindi vorrà dire domani le curve si faranno dritte. Eccolo lì, Smallville. Anche quest'anno siamo pochini. Però è bello uguale. Andiamo lì a rompere le scatole a Smallville, vai. Sta a posto, sta a posto. Venerdì c'è le imprese edili a giro e quindi fanno un po' di tappo. Giorno lavorativo.
qua mi hanno già chiamato 4-5 volte dal lavoro. Ho fatto, oh, ma nemmeno un giro in santa pace in moto mi fate fare, oh. Sono assurdi, sono. Non puoi mancare un attimino e subito ti chiamo. Che frenata mi ha fatto essere lì davanti. Però davanti ai Pila. E Pila si sta sistemando la telecamera. Poi la cosa strana è che ogni tanto sembra che butti l'occhio sull'orologio, no? Per guardare l'ora. Però non è così, perché al posto dell'orologio sul polso c'ha lo schermo della telecamera. Quindi lui va a controllare, buttando l'occhio lì, se la telecamera sta riprendendo bene. Dice, ma Nema è sempre a controllare l'orologio, che è in ritardo, a furia. Invece no, è quello il motivo. Si controlla la telecamera, l'orologio. Andiamo ragazzi, passatelo. Bel sole, bel sole. Che c'è sotto e si sale in alcuni punti, addirittura abbiamo visto sulle montagne c'è la neve. Qui siamo sulle Alpi, si scherza mica. Gasato Bill, è gasato, un'altra impresa edile. Questi ragazzi sono disperati, non sanno come fare ora. Non c'è la visuale necessaria per poter fare il sorpasso. Tanto la mamma con il passeggino c'è sempre, in tutti i posti, in tutti i raduni c'è sempre. Ma guardate com'è scrupoloso il Villa con quella telecamera. Mamma mia. Guardate i paesaggi, ragazzi. Che spettacolo. Si va a trovare Heidi. Strade, mamma mia, il ruscelletto. Le gallerie del Gran Turismo, dei circuiti del Gran Turismo. Mamma, bello, guarda il passaggio questo. No, vedi, fa pigliare un po' aria, vai. Di nuovo la luce del sole. E le due custom del raduno. Lui è Checco. Questo davanti a me c'aveva la Street Triple l'anno scorso. E ha totalmente sconvolto la tipologia di moto. Prima si ragionava insieme, 340 kg di moto, bisogna avere un bel braccio per farlo andare in dove si vuole, ecco. Bel motore, però è chiaro che l'agilità è un altro paio di maniche. Si sta stufando, poverino, c'ha ragione. Guardate i posti, ragazzi, bellissimo. Guardate il filace, bello. Io mi tiro sulla visiera, c'ho un Cardo G79. Seguiamo le tue indicazioni. Guarda, è grattata grande! Questo non è un tappo, gli è un suppostone. Altro suppostone. Hai ripreso tutte le mie infrazioni? Tutte? Ah, che quando scotevi il capo che non ce la facevi più! Lo sai?
vabbè, sono quelli tempi. Abbiamo fatto una sostina, ora ripartiamo. Insomma, abbiamo un po' ragionato nell'eventualità che domani, insomma, fosse brutto tempo. Vediamo un po' di fare magari una mezza giornata, il giro, poi il pomeriggio ce la prendiamo un po' con calma, ora guarderemo. Intanto è valsa la pena alzarsi presto questa mattina, dai. Buongiorno ragazzi. Oggi è nuvola la situazione, ma noi siamo muniti di antipioggia, quindi siamo positivi, dai. Abbiamo anche una coraggiosa ragazza. Io faccio passare il bassotto, vai. Scalda, scalda! Comunque c'è da fare veramente complimento a chi si è sbattuto per organizzare il tutto, eh. Perché per organizzare cose di questo tipo, giustamente, uno si deve preparare con dei mesi in anticipo. Abbiamo preso questa direzione, si scende. Vediamo dove ci porterà. Tanto qui davanti a me abbiamo Stefano, ragazzo conosciuto ora nuovo, poi davanti ancora c'è Gian. Abbiamo deciso di improvvisare, cioè di fare la strada andando, scappando dalle nuvole, insomma. E quindi ci siamo un po' messi nei panni dei meteorologi della strada. Quanto è lunga sta galleria, non finisce più. Vecchi Villa, sentiamo che dice. Abbiamo anche un militare in mimetia. A posto? Moena. Ci sono stato diversi anni fa qua, quando ero più piccolino. Fearless Claudio, stiamo cercando di ricompattarci, che alcuni sono rimasti un po' indietro. Eccola lì, l'impavida ragazza. Qua Willy, poveraccio, alla fine del primo giorno all'attivo aveva 800 km sul groppone, che non sono pochi. Eccola, la volevi? Eccola la pioggia. Scappiamo, scappiamo.
dalla nuvola. Ora inizia a scendere di più però, eh. Eccoci di nuovo qua, ragazzi. La seconda parte della mattinata è andata veramente male perché ci siamo presi una quota roba da urlo. E quindi ci siamo fermati a mangiare, poi nel frattempo la strada si è asciugata e niente. Poi abbiamo fatto la strada del vino, bella, con le curve, molto divertente, scorrevole, veloce. E adesso andiamo a concludere la giornata sperando che la nuvola non ci insegua. Adesso stiamo salendo per la Valle di Cembra, che ci riporterà a Cavalese. Dovremo raggiungere quegli altri ragazzi. Sono partiti a razzo senza aspettare. Allora, insomma, alla fine l'abbiamo salvata la giornata, perché se ci pensiamo bene, sì, è vero, la pioggia se n'è presa e parecchia anche, però abbiamo approfittato del brutto tempo per fermarci e pranzare. Siamo stati al chiuso, al coperto, siamo riusciti, un altro po' d'acqua ce la siamo beccata, però poi tutto bello, perfetto.
Qua dice? Si scrozza con la donnina in macchina, Villa. Oh Villa, tu perdi il paracadute! Thank you.
andiamo. Basta che non si fa tardi, che ci sarà il tempo per fare tutte le cose. Insomma, ragazzi, vedete, abbiamo sfruttato al massimo la giornata, fino all'ultimo. Ci siamo fatti anche il passo rolle. Quanti eravamo, Andrea? In 5. In 5 abbiamo sfruttato al massimo la giornata, adesso invece è andata a finire all'acqua. Comunque sono stati due giorni intensi, ci siamo divertiti tanto, posti stupendi, belle strade, panoramiche, bei paesaggi, e adesso ce l'andiamo a godere con una cena ad hoc. Allora Andrea, dacci il tuo parere su questi due giorni di moto. Sono stati intensi, piacevoli, ti è piaciuta la strada? Ragazzi, sono morto. Stanco morto. Te non mi hai ripreso una volta in questa inquadratura. Sì. No, vabbè, comunque ne è passa la pena, la grande. Bellissime strade, posti, peccato che un po' tanta pioggia, ma insomma va bene. Ma eravamo attrezzati comunque, sì. Sì, siamo fatti. L'antipioggia dell'ultimo secondo ha fatto il suo. Ancora un ringraziamento a chi ha organizzato tutto. E come sempre, Concludiamo con un saluto a tre dita e su due ruote. Per tutta la vita. Aspetta.